Stop a Morata è questa la brutta sensazione che ha provato questa mattina Allegri eh, dopo le verifiche che sono state fatte sulle condizioni del suo giocatore un problema piuttosto serio al polpaccio eh, terrà fuori l'attaccante Juventino per circa un mese almeno secondo le previsioni dei medici è un infortunio particolarmente importante che viene alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio che si giocherà eh, sabato prossimo 8 agosto ed è anche un tema che riporta l'attenzione sulla preparazione della Juventus e sulle rotture in serie che si sono verificate in questa stagione. Ricapitolando, abbiamo avuto lo stop di Chiellini, poi quello di Barzagli, eh, che al momento sembra recuperato e perfino disponibile eh, per la finale, appunto, di Supercoppa se ce ne fosse bisogno. Eh, a seguire, quello di Kedira, eh, il campione del mondo tedesco, si è fermato per due mesi, e adesso quello di Morata. Eh, sotto accusa naturalmente, definiscono i sistemi di preparazione, in qualche caso anche eh, il terreno dove la Juventus si allena a Vinovo, che già in passato, all'epoca di Conte, è stata al centro di molte polemiche proprio per la durezza del terreno e per la facilità eh, di produrre degli infortuni muscolari. Eh, sia come sia, la Juventus si trova a fronteggiare un'emergenza piuttosto importante e non a caso eh, Marotta si sta rituffando sul mercato come peraltro era previsto, alla ricerca di due pedine. Eh, le ultimi indizi portano a Siqueira, esterno eh, dell'Atletico Madrid, eh, che dovrebbe essere davvero vicino alla Juventus, e poi a Vasquez del Palermo che potrebbe andare a ricostituire in bianconero la micidiale coppia eh, che era stata utile utilizzata dal Palermo nella scorsa stagione. Insomma come vedete un momento di transizione piuttosto complicato e difficile per la Juventus e anche eh, sono i primi segnali di allarme per Allegri che eh, alla sua prima stagione dall'inizio del campionato in effetti anche in fase di preparazione eh, va a verificare quelle che sono eh, le difficoltà eh, di gestire una squadra da scudetto. E poi c'è la prospettiva naturalmente della Supercoppa, qui la Juventus deve pensare immediatamente a una coppia d'attacco, la più probabile è quella composta da Manzukic e Dybala e questa sarà l'occasione per vedere subito in azione l'argentino con Zaza come ricambio pregiato. Dunque attenzione a questa Juventus a fare i puntati sui campioni d'Italia che trovano subito ostacoli sul loro percorso.